Bene, siamo sempre in Mozilla Hubs, siamo dentro il nostro mondicino, la nostra stanza che abbiamo eventualmente condiviso. Prima cosa da fare, personalizziamoci e personalizziamoci qua a sinistra. Quindi possiamo innanzitutto sceglierci noi, quindi possiamo cambiarci il nome, io mi sono scritto Salazar. Possiamo anche selezionare un avatar. Un avatar ce ne sono di creati da me, ma sicuramente ce ne sono quelli disponibili. E vedete che siamo in Halloween e io posso prendermi anche altri avatar praticamente interessanti. E quindi, per esempio, scegliamoci questa volpina. La volpina con la freccina, vedete che abbiamo la volpina. E facciamo accettare e sono diventato una volpina. Come faccio a sapere di essere la volpe? Mi faccio una foto. Quindi facciamoci la foto con lo sfondo della casetta dell'orrore. Clicco qua e vedete che si vede che io sono praticamente questa volpina. È un po' scura la scena, ma comunque vedete dietro di me c'è la mia coda, si vede. E se voglio fare la foto basta che clicco qua, clicco 3, 2, 1, viene generata una foto e la foto compare qui davanti. Allora, la foto qui davanti la posso a questo punto condividere con un tweet, quindi qui mi dice tweet e posso connettermi su Twitter, ma non è quello che voglio fare, oppure posso muovermi la foto, questa. Se premo la barra pazziatrice e poi mi muovo, vedete che c'è la possibilità di poter ingrandire, quindi facendo così posso ingrandirmi questa foto. La posso anche ruotare con questo. Quindi aspettate, quindi la ruotiamo a destra e a sinistra o in alto e in basso, quindi la possiamo disporre praticamente. E la possiamo anche vedere direttamente con la freccina. No, ho fatto un'altra cosa. Comunque, se abbiamo commesso un errore, ok, questa è la cosa che abbiamo visto. Andiamo indietro. Ah, sì, me la fa vedere praticamente qua. Però c'è questa X che mi consente di cancellarla. Per vederla meglio, io direi che la cosa ideale sarebbe Open Link, che mi fa vedere la foto, e quindi c'è un link che posso spedire ed è un indirizzo. Ctrl-C, Ctrl-Shift-N. Chiunque abbia questo indirizzo mi vedrà la foto che ho appena preso. Quindi, questo è la cosa interessante. E abbiamo visto quindi come prendere delle prese. Vedete che se clicco col tasto destro posso compare una specie di teleport e posso teleportarmi in vari posti cliccando e muovendo il mouse e quindi posso lavorarci sopra. Questa foto che ho appena preso, se non la voglio più, devo cliccarla. E poi dovrebbe esserci il modo per cancellarla. Vediamo, qualche modo dovremmo poterla cancellare. Allora, innanzitutto facciamo, ecco, vedete che compare il bidoncino spazzatura. Bidoncino spazzatura che mi consente di cancellare la macchina da presa che ho fatto prima. E qui invece questa foto che abbiamo visto prima non posso, ecco, devo fare un unpin e poi la cancello. Allora, parliamo del pin e unpin. Quindi pin and pin sono le cose fondamentali, nel senso che voi potete creare degli oggetti e un oggetto più semplice da creare è quello di fare un cartello. Per esempio, se noi scriviamo ciao e poi qui clicchiamo sulla barretta, viene creato un cartellino con su scritto ciao. Ora, questo cartellino con su scritto ciao, se apriamo la barra, possiamo cancellarlo. Ma la cosa interessante è che se ne usciamo, tutti gli oggetti che noi costruiamo spariscono. Per evitare che spariscano dobbiamo fare un pin. Quindi se noi facciamo pin, l'oggettino rimane,
e oltretutto, come vedete, sì, la posso modificare, ma rimane una volta che è pinnato e non la posso muovere. Mentre invece quando era impinnato la potevo ancora spostare. Quindi praticamente il momento in cui si fa il pin si congela l'oggettino in un posto e si decide le dimensioni, si decide la rotazione in un senso oppure nell'altro. Quindi in realtà con un po' di cautela si può allinearlo abbastanza correttamente. Quando siete contenti fate il pin, e col pin voi avete praticamente l'oggetto che è fissato e nessuno ve lo può muovere, e soprattutto quando uscite e rientrate non succede nulla, nel senso che rimane, invece gli altri vengono cancellati. Adesso questo qui per cancellarlo facciamo l'unpin e poi la cancellazione. Ok? E poi vedete, queste sono le cose che permettono di fare, ad esempio, di sbattere, di battere le mani, dire così così, insomma, che sono delle cose. In realtà conviene forse vederlo, ecco, quando c'è un po' di luce, che vedete che c'è la faccina che piange, la faccina che ride, la faccina che ride fino alle lacrime, il cuoricino e così via. Quando usate queste cose, e lo vediamo dalla foto, praticamente si vede proprio ad esempio il cuoricino, ed è che attorno a me le persone vedranno proprio me con i cuoricini che escono, piuttosto che con quest'altra le faccine fatte così arrabbiate, eccetera. Quindi possiamo esprimere le nostre opinioni e le nostre idee. E questo, diciamo, è quanto per il secondo step.